Tutti abbiamo negli occhi l'immagine dell'Annunciazione, un po' perché molti grandi artisti l'hanno rappresentata nelle loro opere, un po' perché forse qualche volta proviamo ad immaginarcela. A me almeno capita e mi viene da pensare a cosa deve aver provato Maria quando si è sentita rivolgere quel saluto e quelle parole dell'angelo. Era poco più che una ragazzina, una persona semplice che viveva in un piccolo paese, ma Dio l'ha scelta per diventare la madre di Gesù, il Dio incarnato. È una cosa sorprendente, come sempre lui affida ai piccoli e ai semplici i compiti più grandi. Come si sarà sentita Maria? Spaventata, preoccupata, sorpresa? Avrà pensato perché proprio io? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che se anche si fosse sentita così, all'inizio non si è lasciata intimidire dalle parole dell'angelo e si è affidata, ha detto sì, non si è chiesta ne sono capace o soffrirò troppo, che ne sarà del mio rapporto con Giuseppe, ha semplicemente detto sì. Il Signore ha chiesto e Maria ha risposto. E noi come rispondiamo alla chiamata del Signore? Cerchiamo di nasconderci chiedendo perché proprio io, o siamo disposti a metterci in gioco e ad affidarci a Lui come ha fatto Maria? Proviamo a dire perché non io? Buona giornata a tutti.